Francesca Gentile, sono una studentessa della laurea magistrale in economia degli intermediari finanziari. Oggi siamo qui con la professoressa Marina Romani, nonché coordinatrice del corso, per porle alcune domande su quello che sarà il nuovo corso di laurea in Economics and Data Science. Buongiorno professoressa, innanzitutto le volevo chiedere quali sono le materie che vengono trattate in questo nuovo corso. Ecco sì, buongiorno. Erika, buongiorno a tutti e grazie per guardarci ed ascoltarci. In questo nuovo corso le materie che saranno approfondite sono quelle necessarie alla formazione di un profilo formativo capace di gestire i big data. I big data sono dati che provengono da fonti eterogenee e sono dati di qualità diverse che la persona che deve trattare deve essere in grado di accumulare, cioè estrarre, accumulare, gestire ed analizzare in maniera da trasformarli in informazioni utili per risolvere quelli che sono problemi aziendali piuttosto che per implementare nuove strategie operative. Ovviamente è prevista una solida base di matematica, una solidissima base di economia che si accompagna allo studio di materie giuridiche e di materie aziendali. Perfetto, grazie. Per quanto riguarda invece le possibilità di soggiorni e studio all'estero? Allora sì, è una cosa che stiamo cercando di sviluppare, ovviamente soggiorni e studi all'estero sono previsti nei principali paesi europei ed oltre, mentre si valuterà la possibilità di realizzare anche dei tirocini all'estero. E guardando a quella che è invece il rapporto tra l'università e le istituzioni e le aziende? Sì, certamente abbiamo ampliato quella che era la vecchia consulta di EIF, allargandola a imprese come gli ospedali, le grandi organizzazioni burocratiche pubbliche, imprese del ramo energetico, mentre naturalmente è rimasta la componente banca e finanza, che è anche lei fondamentale in questo tipo di professione. Quali sono i principali sbocchi lavorativi per uno studente laureato in EDS, quindi? Certo, i principali sbocchi lavorativi sono naturalmente nel ramo della consulenza, che può essere una consulenza con riguardo a problemi economici, può essere una consulenza con riguardo a problemi finanziari, a questioni finanziarie, con riguardo a questioni di natura socio-economica piuttosto che di natura industriale. Il nostro laureato potrà fare l'analista di mercato, potrà lavorare nelle grandi organizzazioni burocratiche nazionali, internazionali, pubbliche e private, ovviamente potrà fare il ricercatore universitario e potrà lavorare nelle aziende manifatturiere e in particolare nelle aziende del ramo dei servizi, che sono quelle che hanno un maggior bisogno di questo tipo di professionalità. Perfetto, la ringrazio. E invece alla luce di quelle che sono appunto le competenze che poi uno studente acquisisce durante il percorso di studi, qual è il tempo medio necessario per trovare un'occupazione sul mercato? Sì, in questo caso vi devo dare delle linee di tendenza perché la laurea è nuova. Ecco, c'è il World Economic Forum che è estremamente ottimista e ritiene che questa sia una delle occupazioni del futuro. Allo stesso modo il Sole 24 Ore prospetta che ci sia il 90% dei laureati che trovano un'occupazione entro i 5 anni. E più concretamente un'indagine Union Camere sulla occupabilità nel medio termine dal 2019 al 2023 ritiene che ci siano due settori fondamentali, che sono quello dell'energy e quello più specificamente della lavorazione dei dati, che assorbiranno rispettivamente 518.000 persone piuttosto che 268.000 persone. E quindi insomma abbiamo numeri che sono, anche se a livello nazionale, veramente consistenti, perché le lauree sono poche, quindi al momento
dovrebbe esserci spazio. Perfetto, allora la ringrazio, con le domande avrei terminato qui, la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e per la chiarezza e l'esaustività con cui ha risposto alle mie domande, e la saluto. Arrivederci Erika, grazie a lei e buona giornata a tutti.